Sa quali sono i risultati più importanti che otteniamo in Parlamento? Li otteniamo con l'arma del ricatto. Guardi, mi dispiace, ma questa è la verità. Cioè, diciamo ai partiti: o passa questa norma nostra o rimanete in aula fino a Capodanno. O cancellate le norme sugli affitti d'oro dei palazzi del potere, oppure noi occupiamo la commissione. Nel senso, purtroppo bisogna anche alzare il livello dello scontro, mantenendolo sempre diciamo, in un alveo non violento. La stessa cosa occorrerà fare in Europa. Noi abbiamo una serie di proposte. Noi andremo in Europa e prenderemo tantissimi voti. Io non mi accontenterei oggi del 30%. E diremo: o si ragiona su un euro a due velocità, o si istituiscono gli eurobond, cioè le problematiche dei popoli del sud devono diventare anche problematiche dei popoli del nord. Ci deve essere un'Europa di solidarietà. O si slacciano alcuni vincoli così rigidi di alcuni patti scellerati votati dal centrodestra e dal centrosinistra, come soprattutto il MES o il Fiscal Compact, il meccanismo europeo di stabilità o il patto di bilancio, oppure saremo costretti a fare qualcos'altro, tra cui anche il referendum sull'euro. Però non dobbiamo avere paura di un dibattito. Cioè, una parte dell'opinione pubblica purtroppo è bombardata dal timore. Noi siamo anche una società che vive moltissimo la paura e i mezzi di comunicazione utilizzano molto la paura per controllare le masse. Io vedo che molti giornali in Italia parlano di football, di calcio, di sesso e di violenza anche per controllare i cittadini e incuterli del timore. Non dobbiamo costruire una repubblica sulla paura, ma sulla possibilità di analizzare e di mettere in discussione anche il pensiero dominante. Io non sono per forza uno contro l'euro, però vorrei ascoltare alcuni economisti, e ce ne sono, anche alcuni premi Nobel, tra cui Stiglitz, che è un premio Nobel per l'economia, e mi dice che oggi uscire dall'euro è necessario per paesi come l'Italia, il Portogallo o la Grecia. Ascoltiamo, apriamo un dibattito. Un referendum non è esclusivamente uno strumento decisionale, è anche uno strumento che crea un dibattito. Se si ha paura di un dibattito, evidentemente si ha paura dei cittadini informati, ed è questo che teme il sistema. Questo sistema teme i cittadini informati e consapevoli, perché se i cittadini italiani sapessero tutto quel che avviene a Montecitorio, altro che 51%, il Movimento 5 Stelle prenderebbe l'80%.